Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a recensire l'Huckleberry, mitraglietta esotica aggiunta con il secondo DLC di Destiny 2. Partendo con il PVE, ho trovato quest'arma veramente molto buona, soprattutto contro nemici piccoli e che di solito arrivano in massa, come possono essere gli schiavi, gli stiletti o i cani. Questo grazie al perk che, all'aumentare del tempo in cui si spara, fa aumentare la cadenza. Inoltre le uccisioni ricaricano parte del caricatore, quindi per esempio in un protocollo in cui arriva un'ondata di schiavi uno dietro l'altro, ci basterà tenere venuto il grilletto e uccidendo gli schiavi ci ricaricherà automaticamente il caricatore, permettendoci quindi di uccidere quelli subito dietro, finché l'orda non sarà finita. Per intenderci, contro questo tipo di nemici non dovremmo quasi mai ricaricare. In PvP invece l'arma fa 15 danno in testa e 13 al corpo. L'ho trovata veramente molto buona dalle corte distanze. Anche se volendo potreste usarla anche dalle medio corte. L'unica pecca appunto è che dato che la cadenza aumenta con il tempo, con lei aumenta anche il rinculo. Quindi inizialmente magari riuscirete a fare danno dalle medie distanze, ma quando la cadenza sarà al massimo, il rinculo sarà troppo alto. Quindi vi consiglio di accompagnarla con un'arma molto forte dalle medie e lunghe distanze. Come ho detto, il rinculo è abbastanza alto, ma facile da controllare perché comunque rimane verticale e non ha tante deviazioni di movimento. Anche il rinculo più alto che abbiamo con la cadenza più alta, appunto, riusciamo a controllarlo abbastanza bene. Ovviamente rimanendo nelle corte distanze. La velocità di ricarica, diciamo che è media, non è né troppo lenta né troppo veloce quanto riguarda l'impatto non è particolarmente più alto o più basso di altre mitragliette la gittata appunto come ho già detto è medio alta però considerando il rinculo vi consiglio di usarla dalle corte distanze la cadenza parte dai 750 colpi al minuto e poi aumenta con l'aumentare del tempo e il caricatore è di 30 colpi al minuto qui ragazzi questa era l'huckleberry la mitraglietta esotica che è stata aggiunta con il nuovo DLC come vi ho già detto il mio parere è veramente buono su quest'arma, la trovo veramente veramente utile sia in PvP che in PvE. E detto questo direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate, condividete, condividetelo, a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la trallissima, seguiteci anche su Instagram, video, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. È anche da bellissimo, bellissimo, fatatissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono per la tua luce.